perché non inizia il processo sulle morti sospette di 14 operai? È scritto su un volantino distribuito stamattina al mercato di Tezze sul Brenta, nel Vicentino, da un comitato di cittadini che chiede si faccia chiarezza sulle cause del decesso di alcuni lavoratori della PM Galvanica, la ditta appunto di Tezze, il cui titolare è già stato condannato per inquinamento colposo da cromo esavalente. Vediamo il servizio. Quando mi dava il congerio, si sapeva come era la situazione. Però a questo punto qui non era il sistema, Dopo anni di silenzi, a Tezze sul Brenta il dibattito si è riaperto su quei decessi sospetti tra gli operai della ex Tricom, poi PM Galvanica, al cui ultimo titolare Paolo Zampierin, la giustizia nell'ottobre scorso ha chiesto risarcimenti per 2.225.000 euro. Per inquinamento colposo, ma la sua ditta era già fallita dalla vigilia di Natale del 2003. Ora a Tezze ci si chiede a che punto sia in tribunale a Bassano il fascicolo dell'altra tranche del processo, quella relativa alle morti di 14 operai che in quell'inferno hanno lavorato, qualcuno anche pranzato per anni, vicino a una sostanza che esalata o ingerita in quantità superiori ai limiti è cancerogena e mutagena. Non c'è attenzione a questo problema secondo lei a Tezze? Non è attenzione per niente, proprio per niente. Perché secondo lei? Se tutti quanti vanno su il tesoro non vanno con le cose. Tutti sappiano che la causa pendente presso il Tribunale di Bassano non è ancora stata avviata, il processo non si fa, ci sono voci che sembra indichino una probabile archiviazione, di nuovo il profitto è vincente e su questo nessuno fa assolutamente niente. C'è in particolare il registro Musetto Gli Uomini del Veneto e il suo